Benvenuti, benvenute e benvenute, perché mi è stato fatto notare che devo essere più inclusiva quando saluto gli amici, le amiche e gli amici della community del disagio. Questo è il podcast del disagio. Hola! Ciao, io sono Laura Scaini, in questa puntata faccio le veci della Veronique, non vi preoccupate, tornerà, è solo per oggi, non cominciate a mandarmi messaggi minatori, rivolgiamo la Veronique, non la voglio No, ho messaggi sostituire. tipo, rimani tu, non la vogliamo più la Veronica, Quelli ha rotto ovviamente il me li cervello. potete mandare, però rimarranno tra me e voi, ecco, non li divulgerò. Sì, tra l'altro devo dire che da subito mi è mancato, pensavo che tu avresti detto anche tu alla fans, perché ormai bisogna, l'inizio del podcast è così. Non rubo le battute alle genti, No, ognuno ma dice le sue. ormai l'ha sacrificato a una causa superiore che è il podcast, Ah, quindi hola ok. fans, benvenuti, Allora, perché per fare la forse... Veronica, se devo fare l'imitazione della Veronica, devo fare così. Esatto. Hola, fans. Sì, devi Ho essere molto... appena tirato su un bel mezzadro. Sì, no, le piace. In realtà ne parla sempre, ma poi non tira porta a casa proprio niente. Comunque, questo è il podcast del disagio, questa è una nuova settimana. La Veronique, è in quel di Barcellona e dalle storie che vediamo sul suo IG, ma non, sì, non, cioè, grande scena, come al solito, tutto fumo e niente arrosto. Ah, non lo so, le guardo così. Io ho questo problema che guardo le storie col muto, quindi non so che Ah, cosa dice. Cioè, perfetto. vedo che fa cose, Eh però sì, non però so. fa cose, ma mezzadri, poca roba. Cioè, vabbè, comunque, Vabbè, ce sarà lo andata a racconterà. divertirsi. Sì, Sì, no, è dai. andato a trovare i suoi amici che non vede da anni, eccetera. Però dato che aveva già tinderizzato della gente preventivamente da qua, ho detto magari, no, invece, vabbè, lo scopriremo la settimana prossima. Intanto grazie Laura per aver Figurati, tanto gentilmente... sono a casa col Covid, non c'avevo un cazzo da fare, ho detto dai. Perfetto, direi, mi sembra giusto qua. Io provo a rendere, io provo un pochino a alzare di livello, no? A dire grazie Laura, per... non c'avevo un cazzo di meglio da fare, mi sembra Vabbè, ma giusto. tu inviti anche me, cosa pensi di alzare il livello? Casomai lo abbassi di 10 Hai gradi. ragione, ti voglio bene per questo. Su Ecco. che livello della scala Spears, a proposito di Covid, ti trovi questa settimana? Ma direi 8, perché è la terza volta che mi ammalo in un mese, quindi. Otto non è male, otto diciamo che se non ti passa alla svelta sei vicino al baratro. Sì, sono vicina alla tomba. Alla Pensa, 2 settimane fa ero al concerto dei Backstreet Boys a reggiseno in mano, ma reggiseno veramente in mano. Avevo fatto un reggiseno su una coppa, ci What avevo do you scritto. mean? Eh Cioè sì, dai. avevi portato un extra reggiseno? Sì, un reggiseno da mettere sopra la maglia per fare un po' di sceneggiata, no? E su una coppa ci avevo scritto Nick, I'm pregnant, come si cazzo Oh, si dice? sì. E sull'altra coppa c'ho scritto It's yours. Non si Non ho sa mai, no? Che parole, ci no, non so caschi. cosa, non so come, cioè da una parte è geniale, da una parte Poi era è di una bellissimo perché bassezza. tutte, cioè io alla fine ero andata lì per portare la me tredicenne, visto che siamo anche in tema oggi di Sì, di revival, di ricordo, adolescenza, esatto. sono andata a quel concerto per portare la me tredicenne al concerto dei suoi miti dell'infanzia, però era pieno di gente che secondo me, cioè, era fan ancora, ma molto, La linea è molto. sottile, no? La linea, anche io ho notato questo, che la linea è sottile tra andarci un po' con ironia e nostalgia dei tempi che furono e andarci proprio da fan hardcore attuale dei Sì, Backstreet no, poi ognuno Boys. ha i suoi miti, però cioè, alla fine erano 5 cinquantenni che ballavano sul palco, uno dei quali, AJ, si toccava sempre il pacco e tutte. Vabbè, a parte che te lo faceva anche all'epoca, diciamo che fa un po' più impressione se lo fa un uomo di 50 anni, effettivamente. Era tutto super cringe. Poi io con il reggiseno stavo da Dio, secondo me, e ho sentito una ragazza che mentre passavo diceva: Ah, vabbè, ma io dai, c'ho un limite a tutto. E io godo Laura, tantissimo, godo tantissimo. L'ho fatto apposta cioè, sì. per farmi Sei andata, denigrare, sì, esatto, ecco. a farti sbeffeggiare al concerto dei Backstreet Boys. Tra l'altro non vorrei dirlo,
ma è ora di appendere cosiddette scarpine perché appunto ti sei fatta una stecca di concerti e adesso sei a casa col Covid. Se non è questo un segnale che bisogna rallentare, non lo so. Infatti ho già comprato un altro concerto per febbraio, vabbè. Perfetto, perfetto. Beh, tanto ormai il Covid l'ho preso, cosa mi può capitare? Che ne so, Che tutte le altre qualcuno mi malattie, calpesti sul influenze? concerto. No, basta, basta influenza, non ne posso più, da un mese che sono a casa, buono. Magari smetti di andare ai concerti in reggiseno. E io sono sulla Ma scala no, Spears, Reggiseno no, ce l'avevo sopra sopra, la sì, ok, ho capito, però sei andata a sudare, come direbbe la nonna, hai preso freddo dopo, sei andata a gridare, la Ho gente visto anche due scuppa. tipe che si picchiavano perché una aveva superato l'altra. Madonna santa, Ma delle perché scene tiriamo sempre peggio e bellissime. fuori il peggio di Ma è noi? stato bellissimo, è stata un'esperienza antropologica che consiglio veramente a tutti. I Preferisco 96 strapparmi. euro meglio spesi della No, mia vita. vabbè, no, ok, stendiamo un velo, un peloso velo, un velo pietoso, sì. Io sulla scala Spears sto, no, va bene, dai, cioè sì, 5-6, quindi sono abbastanza equilibrata in questi giorni, non sto eccedendo da nessuna parte. Detto questo, direi che possiamo mandare la sigla, così poi introduciamo le nostre ospiti della puntata. Sigla! Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Questo è un podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali, dal ghosting ai più tragici appuntamenti, passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro. Un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come, in fin dei conti, nella sfiga siamo tutti uguali. Allora, amici, amiche e amici, vi introduciamo in questa puntata l'argomento odierno che sarebbe i diari delle elementari, medie, superiori anche se arriva fino Sì, alle sì, sì, sì. superiori. E a parlarne con noi ci sono Clementina e Agnese della pagina Diari di Bambini, Diari Bambini, Diari dei Bambini, Di giusto? bambini, Diari dei credo. Bambini. Sì. Diari dei bambini. Diari A dei dei bambini. bambini, perfetto. E non abbiamo detto i vostri cognomi, dipende se volete mantenere l'anonimato e vi vergognate di essere nel podcast con noi. Ma secondo me, Vai se io fossi pure, in dimmi. voi, mi riserverei di deciderlo alla fine. No, Clementina Frescarelli e Agnese Girelli, che salutiamo, a cui diamo il benvenuto. Da dove vi Grazie. sentiamo, da dove vi streamiamo, da dove vi troviamo? Un Allora, esempio. io da Forlì. Clementina, vai, vai Clementina. Allora, Clementina parla. Scusate, da Forlì. Scusate la voce raffreddata, approfitto subito, ve lo dico. Anche Però vabbè, lei, podcast del perfetto. disagio, appunto, quindi va bene anche questo. Meraviglioso. E Io Agnese? da Atene. Da Atene. Da Atene, Grecia o in In provincia Grecia. di No, no, Foggia, non Grecia, lo so, quei Grecia. posti. Ok, figata, non me l'aspettavo. Sto facendo Brava. l'Erasmus Ah, lì. stai fa un cazzo, dilla Niente. Venegna. Questi 2 giorni è chiuso perché giovedì e festa ce l'hanno comunicato ieri alle 6. Hanno detto Benissimo, l'università direi. sarà chiusa. Noi, va bene. Ok, sto grazie. Ma lo Proprio dicevate prima ritornati. che Che mi hai detto, Agni? organizzano. Sparano le cose. Ah sì, giovedì c'è la festa nazionale. E ci hanno detto, mi raccomando, state a casa perché lanciano bombe Molotov, fanno proteste. Io, In che ok. senso? Perché Sì. praticamente è tipo l'anniversario, perché il 17 novembre di un tot anni fa, che non so, erano entrati con i carri armati all'interno di un'università, e quindi adesso Ok. tutti gli anni fanno l'anniversario, solo che qua le proteste non sono molto pacifiche. Mi pare di Quindi capire di no, no, e quindi hanno detto, mi effettivamente. raccomando, state a casa che è pericolosa, infatti hanno chiuso l'università. Ok. Sì. Bene, ma in Grecia perché fai qualcosa di linguistico o completamente a caso? No, completamente a caso.
mi piace il mood, la serietà di questo Erasmus mi piace. Dunque, noi abbiamo invitato appunto Clementina Agnese perché nel giro cioè tipo quando è stato, sì, 2 o 3, forse anche un mesetto fa, mi è capitata la loro pagina, sono volata nella stratosfera. Loro raccolgono da segnalazioni, per cui la gente che ve le manda sostanzialmente, le cose più buffe, Esatto. bizzarre, cringe, meravigliose, a volte borderline geniali, che figli, nipoti, cuginetti o loro stessi da bambini, che hanno, come la matta che sono io, custodito i reperti, scrivono, hanno scritto nelle varie pagine dei diari. Giusto? Giusto, Grosso modo, come esattamente, sì. cappello. Ovviamente. Soprattutto ex bambini. In che senso ex bambini? Che sono gli adulti che vi mandano le robe di quando erano Nel piccoli? Perfetto, senso, esatto. Esattamente, perfetto. esattamente. No, questo mi fa piacere perché da una parte se erano proprio bambini attuali, forse un po' È mi una dispiaceva. violazione della privacy, sì, Brava. dai, O così sei comunque una mi cosa del dispiaceva percularli pestissimo. così Esatto. apertamente. Invece essendo adulti, chi se Esattamente, ne sì, frega? no, ci Infatti sono teniamo. tutti datati intorno ai primi anni del 2000, Esatto, i esatto. È per diari dei quello che ci bambini. riconosciamo. Sì. Perfetto, direi. Ah, e poi sai perché? Adesso mi fate fare una riflessione antropologica importante. Probabilmente i bambini gli screenagers, che sono quelli che sono bambini adesso, così a naso mi viene da dire, scrivono meno. Sì, diciamo che ogni tanto ci arrivano pagine di Io bambini non che ne ci conosco così inviano, ma io tanti. quelli che conosco non scrivono, perché io ho una cugina che fa le elementari e non scrivono loro. Mia cugina ha iniziato per un periodo, ma ha abbandonato dopo 3 pagine. Secondo me Quindi. glielo insegnano, ma poi non avendo mille altri outlet espressivi, creativi, non si mettono lì come la poveretta che ero io, no? A fare brigare sul diario, collage, decoupage, pennarelli, cose. Usano un filtro di TikTok o Ma di. tu, Vale, quando eri piccola avevi solo il diario della scuola o anche quello personale segreto col lucchetto che nascondevi dai tuoi genitori ma che loro comunque trovavano e lo leggevano di nascosto, smontandoti il lucchetto e poi chiudendo? La mia storia Tutte e più due. triste, Laura, sono contenta che tu me l'abbia chiesto perché io avevo il diario segreto, ma a me non mi cagava nessuno e quindi nessuno me l'ha mai letto. A Perché se nessuno, io l'avessero letto, invece ho una storia magari. bellissima su questa cosa qua. Diccela, diccela. Ah, io avevo 100.000 diari, avevo sia quelli di scuola che quelli personali. Peraltro, fino ai 10 anni, c'era del grandissimo disagio in me, perché Adesso io invece un scrivevo nove. questi diari segreti. Quelli di scuola non scrivevo quasi niente, infatti non c'è quasi niente, lì solo i compiti e qualche dedica degli amici, quelle cazzate, dalle Alpi alle Ande, un Un sorriso si grido si espande, espande, Laura, sei grande, esatto, queste sì. cagate qui. Invece in quelli segreti io scrivevo nel diario, caro diario, davo sempre un nome, c'era tipo il diario della. Boh, non mi ricordo, comunque Caro Tenerino, fai conto che si chiamava Caro Tenerino e quindi gli scrivevo Caro Ah, cioè davi un Tenerino. nome al Sì, diario. tutti i miei diari avevano un nome, adesso non mi ricordo Ok. quali perché non li ho fisicamente qui purtroppo, ce li ho tutti in Friuli, però li ho tutti conservati. Iniziavo dando un nome a suo diario, quindi Caro Tenerino, poi gli raccontavo la mia giornata, tutte le mie i miei frufru interiori e alla fine terminavo sempre il racconto con una domanda: tu cosa ne pensi? Cosa mi consigli? E poi Amore. cosa facevo? Io qualche giorno dopo mi rispondevo, cioè facevo finta di Mi essere il sembra diario. giusto, mi Ciao sembra. Laura, ho letto! E quindi io ho tutti questi diari con un doppio interlocutore, cioè me stessa e me stessa, cioè mi Sì, facevo una sì, domanda e mi sì. rispondevo, ma facevo finta, e poi lo facevo vedere alle mie amiche e dicevo, sai, il mio diario mi risponde. No, vabbè. Oh, Laura, c'è chi è l'amico immaginario a quell'età, tu avevi il Sì. diario immaginario che ti rispondeva. Pensa, no, al livello di disagio, Madonna, che effettivamente. Ma precoce come malattia, eh.
Sì, sì. Pensa se davvero i genitori, no, avessero magari investigato un po' di più su cosa succedeva nel Ah sì, nostro a proposito ideale. dell'investigazione, poi dopo chiudo e lascio parlare voi. Una volta io la mia attività preferita a proposito di diario, oltre a fare questa cosa del darmi una farmi una domanda e darmi una risposta, era frugare nei diari di mia sorella, che ha 12 anni in più di me e quindi Minchia, E quindi proprio andavo a scavare nei suoi delle superiori, che anche lei aveva conservato tutto. E allora, cioè, era bellissimo perché lei poi aveva una vita molto appassionante da ma tu adolescente, capivi, questi cioè tu amorati. bambina avevi, cioè capivi, Sì, magari lei scriveva capivo quando era e limonato. invidiavo tantissimo perché io da piccola ero una cessetta e anch'io agoniavo ad avere questi amorazzi adolescenziali che invece non mi cagava nessuno. Vabbè, ma E che alcune età niente. diversa, Eh scusa, vabbè, la vabbè, no, legge manco ormonale alle alle superiori, elementari. manco alle superiori mi cagava nessuno, quindi ero, cioè, questa gelosia atavica nei confronti di mia sorella. Insomma, guardavo i suoi diari così e un giorno avevo trovato una pagina che mi piaceva moltissimo e ho pensato di ricopiarla nel mio diario, Oh sì, dice, davvero. scrivendo tipo dal diario di mia sorella, così, eccetera. Qualche settimana dopo arriva lei incazzata come una bicia con il mio diario. Ma no, tu hai letto il mio diario! Io, mi sembra che tu hai fatto lo stesso col mio. Oh, hai E quindi capito? era tipo Però, due persone che cazzi, si spiano Laura. dallo stesso buco della serratura, capito? È stata una cosa, cioè, fantastica. Interessante. Grazie per il tuo Prego. contributo diarioso. Sono Dovere. curiosa di sapere, appunto, Agnese e Clementina, beh, la domanda banale, scusate, però ve la devo fare, come vi è venuta l'idea? Io ho sempre avuto la passione per i diari, pensavo fosse un mio fetish, perché appunto io mi sono sempre conservata il mio diario da piccola, lo rileggevo e mi sono sempre chiesta perché non ci fossero delle pagine su Instagram o su Facebook che li raggruppassero. Certo. Allora, ho sempre avuto il pallino di crearla io questa pagina, ma non avendo il materiale, ho detto vabbè, no, che lo faccio a fare. Poi, conoscendo Agnese e trovando con lei la passione per questi diari, allora ci siamo dette, dai, creiamolo noi. E quindi Agnese ha, diciamo, acceso questa fiamma in me, che era sempre un po' latente. Quindi Certo. abbiamo dato origine a questa pagina. Quindi tutte e due, Agnese, avete conservato i vostri diari proprio per parlare in Allora, termini io in pratici. realtà ne ho conservato solo uno e non era divertente come quello di Clemi. Infatti, le prime pagine postate sono praticamente tutte nel diario di Clemi, perché poi lei ce l'aveva Forlì e noi eravamo ex coinquiline. Essendo che tutte e due siamo fuori sede, lei se l'era portato con sé il diario, mentre io l'avevo lasciato a Perugia. Quindi le prime pagine sono state le sue, poi ce l'ha inviato una ragazza che conosce Clemi, Rose, che salutiamo perché è Ciao un grande Rosa. fan di Esatto. Rose e dei suoi diari io. E poi niente, piano piano ho iniziato a inviarcele, però all'inizio erano più che mai persone che noi conoscevamo, persone a cui noi chiedevamo, tipo io mi ricordo che ho stressato tutte le mie amiche, inviateci diari, tra l'altro non l'hanno mai fatto, ma È sempre, vabbè. guarda, Agnese, è sempre così, quando chiedi, c'è cioè il podcast, Incredibile. lo dico sempre, lo ascoltano tutti tranne le persone che mio No, moroso, le incredibile. La amiche. mia migliore amica, la prima volta che me l'avete, è stato tipo 5 giorni fa, che l'ha ritrovato. Tra l'altro, pagina bellissima, divertentissima, che ancora non è stata Tempismo. pubblicata. Però ecco, sì. Però no, diciamo che su quella pagina forse c'è una pagina del mio diario, ma non è nemmeno divertente. È stata pubblicata da Clemi solo perché ha Certo. detto: dai, vabbè, ti do il Certo, biscottino, chiaro, chiaro. però. Quindi poi insomma voi cominciate a fare la pagina di Instagram, ora io così per proprio senza averlo preparato in nessun modo vi chiederei per ognuna di voi alcune delle vostre cose preferite, cioè le prime che vi vengono in mente, quelle che avete detto this is gold, questa la dobbiamo pubblicare perché this is gold, quindi vai Clementina, vai pure tu cara, vedo che alza la manina. Io ne ho due, Vai. che sono proprio le mie preferite, top due, perché sono queste due. Allora, Barbie Brigate Rosse mi ha fatto volare quando l'ho ricevuta. Cioè, allora, contesto. Ma mi sembra più una meme di sapore di Sì, Barbie male. Brigate Rosse è Contestualizzo. bellissimo. Ci è arrivato questo disegno di tipo una stella con
con tutte Barbie disegnate sopra, appoggiate, sdraiate, con scritto BR, BR, BR. E all'inizio dico, vabbè, un disegno come un altro. Poi c'è arrivato il messaggio allegato a questo disegno che diceva, sì, è intitolato Barbie Brigate Rosse. L'ho disegnato dopo aver visto un documentario o una notizia al telegiornale in cui nominavano le Brigate Rosse. Non avevo idea di cosa fossero, mi piaceva il nome e ho fatto questo disegno. No, vabbè, e la ragazza ha detto, inutile dire che ancora sono ancora oggetto di prese in giro alle cene di famiglia. Mi sembra il minimo. Ma questo è la bellezza dell'innocenza di quando appunto sei piccolo e non hai, no, tutte le sovrastrutture mentali che hanno. Io sarei curiosa di conoscere l'outfit di Barbie Brigate Rosse. Vabbè. Cioè, non dirlo troppo ad alta voce, che se ti sente la Mattel, magari fa un'edizione limitata Barbie Brigate Rosse con magari. Col cappellino e qua, bellissimo. La nostra prima collaborazione. Esatto. 10 lode, Barbie Brigate. La seconda invece è il giornale di Michelandia, che è una serie di pagine che in realtà si chiama all'inizio Michelandia, poi Michelandio, poi Michelanda, vabbè, cambia sempre il nome questo giornale, sono pagine di quaderno in cui ha attaccato figurine, ritagli da giornali a caso, e si inventava, questo è il sindaco di Napoli, ha abbassato le tasse, poi le ha rialzate, queste sono le notizie. No, vabbè. Un'altra notizia di un calciatore che aveva una faccia molto arrabbiata, che urlava, esultava, non lo so, e lei dice, quest'uomo ha ucciso la moglie e figlia, ha rubato tutti i soldi, tipo così, notizie a caso, questo mi ha fatto molto ridere, non so perché ero proprio notizie a caso per i calciatori. Un futuro giornalista questo, cioè lui si è inventato le cronache, il gazzettino di questo posto immaginario dove lui creava le notizie, i protagonisti e tutto, beh geniale questo. Esatto, lo sento anima affine. Sì, beh, questo è fatto il giornalista da grande, per forza. Ma voi, a voi mandano le cose di quando erano piccoli, no? Vi raccontano poi qualcosa di loro oggi? Dici? Dipende. Perché comunque riceviamo tantissimi messaggi, quindi chiedere le storie di tutti è impossibile. Certo. Però magari a volte chiediamo, tipo, ma alla fine come è andata a finire? Perché tipo il tipo questo qua di Michelandia, spero che abbia studiato giornalismo, comunque che faccia qualcosa in quell'ambito lì, perché sennò è sprecato. E tu vero, invece vero. Agnese? Magari riscriviamo. Le mie preferite sono quelle di Rose. C'è una serie in cui lei palesa il suo amore per Paul McCartney e dice mi sono innamorata di un 67enne. Tutta la sua storia. No, bellissimo. Aspetta, perché lei, peraltro, voi siete molto più giovani di me. Quanti anni ha Rose? L'età tua, Clemmy, vero? Sì, è forse 2 anni più grande, quindi ha 26 anni. Cioè, e quando è successo che sei innamorata di Paul McCartney? Ma alle medie ci ha raccontato che è stato in seguito a un suo prof delle medie che ha parlato di The Beatles e lei ha detto che conosceva una canzone e da quel momento ha detto io amo i Beatles e è nato l'amore. È così, basta veramente, cioè sto pensando, io mi sono fatta un periodo che raga alle medie, cioè dici ma perché no? Però questa mia prof, avevamo questa prof molto lungimirante che insomma alle medie non fai filosofia, però la prof Tarantini, e lei aveva avuto la lungimiranza di farci questa sorta di introduzione alla filosofia, una versione ovviamente molto edulcorata, no, per ragazzetti delle elementari e delle medie, e io provo scoperto Socrate e io mi ero innamorata, non era neanche un amore romantico, no, però ero questa passione che mi consumava e sui diari scrivevo le sue frasi, avevo imparato a scriverle quelle in greco, poi le facevo con tutti i fiocchettini che uno da fuori dice ma queste, cioè però per lei l'aveva spiegato in un modo che per me era, capito, la cosa più figa del mondo. Poi dopo sì, col senno di poi. Bravissima professoressa, cioè sì, innamorare sì, Socrate. Sì, esatto. Sì, guarda che hanno un ruolo
No, fondamentale, di più quei prof, tanto come quei prof de merda che te la rovinano la materia se vogliono, ci sono quei prof che con la magia dell'amore per quello che fanno ti svoltano, no? Capito tutto un argomento. Bene. Dunque, io, vabbè, come vi dicevo adesso, chi ci sente in podcast... Ah no, aspetta, tu stai finendo, Agnese, mi sono persa io. Una, quella di Paul McCartney, poi... E l'altra, l'ho ricercata ma non l'ho trovata, quella di Porca Vacca Berlusconi, Clemi, non mi ricordo bene, perché c'è stata trama generazionale di Berlusconi, per cui tutti i bambini scrivono sui diari. Tutti! No, è incredibile. Cioè? Spiegate bene. Ci sono please. Tantissimi diari dei bambini in cui parlano di Berlusconi, ma c'è questa qua che io non me la ricordo precisamente com'era, non so se Clemi se la ricorda. Quella del cammino e Berlusconi. Ce ne sono arrivate diverse. La primissima era di un disegno in cui viene raffigurato Berlusconi che riceve un calcio rotante da un altro politico. Ah no, da lui, dal bambino. In faccia proprio. E c'era proprio la scritta io alla persona appunto che dava il calcio e poi la freccetta quel bastardo di Berlusconi alla persona che riceveva il calcio. Così chissà in famiglia quali erano chissà in famiglia quali erano le vedute politiche in una famiglia di questo bambino. Meraviglioso. Ce n'era un altro, sì, che diceva non posso venire a scuola, maestra, perché c'è Berlusconi che mi dà fastidio. Aspetta, ripeto, non posso andare dove? A scuola. Ah, non posso andare a scuola perché... No, perché Berlusconi mi dà fastidio. Sì. Okay. Non si è mai capito che cosa ok, ok, va bene così, va bene. Oh, non ha tutti i torti, potrebbe essere un motivo validissimo per non andare a scuola. E l'ho trovata la frase. Vai, dice. Nel diario dice, c'è un omino nel camino con un sacco di Natale, non sta scendendo sale, sta rubando tutti i doni, porca vacca Berlusconi. Cioè, di Ilaria. Bene, grandi. Ma e questa però, ok, facciamo anche qua un calcolo temporale. Lei era, cioè quando ha scritto questo? Allora, l'età non la sappiamo, non ce l'aveva detta. Perché però deve capisce. Essere che era bambina al primo giro di Berlusconi, sì, probabilmente. Io. Sì, molto bello, brava Ilaria. No, io dunque, se volete potete andare a ruota libera su quello che, perché voi siete qui come authority delle frasi appunto disagiate, cringe, dei diari, quindi che sia Berlusconi, che sia, cioè forse vi chiederei, visto che noi andiamo poi sempre un po' in quella deriva, a livello romantico deve esserci un vaso di Pandora di sfighe, di disagio, no? In questi diari. Io a livello romantico, se volete, cioè, ovviamente faccio parlare prima voi, però se siete a corto di qualcosa, ho trovato un tema della me di anni 8. Oh signore Laura, certo. È breve, sentire. È breve. Prego, chiaro. Lo cerco, arrivo. Okay. Ma dici se volete ce l'ho e poi ce lo l'ho, cerco? Ce l'ho. Ok. No, questa è una lettera per mia zia che ho scritto a 11 anni, questo è il tema. Tema l'amore. Ha proprio tema l'amore, ok. Tema l'amore. Una volta mi sono innamorata perché sono una femmina e le femmine si innamorano e piangono sempre. Ecco. E io non piango però. No. Questa è una precisazione che andava fatta. È stato tanto tempo fa, all'asilo. C'era un bambino che si chiamava Stefano, solo che lui giocava sempre con le macchinine e non mi parlava mai. Allora un giorno mi sono messa a giocare con le macchinine anch'io e gli ho chiesto se voleva essere il mio fidanzato. Giusto, lui, bravo. Lui ha risposto di no. Allora io gli ho chiesto perché e lui ha detto perché sei lenta a correre. Che in effetti era vero, solo che io non potevo mica arrendermi così. Allora gli ho detto, non è vero, guarda. E mi sono messa a correre per dimostrargli che se volevo potevo anche essere veloce.
Solo, solo che il pavimento era bagnato e dopo soli 2 passi sono scivolata per terra e lui mi ha indicato e si è messo a ridere tantissimo. Credo No, che Laura, non mi no. innamorerò più. Fine. Giuro. Ma è E io questo episodio lo ricordo come se fosse ieri, credo di non aver mai sentito un'umiliazione, più grande in vita mia. devi mandare la foto alle ragazze così la possono Sì, pubblicare assolutamente. Esatto, perché devi devo trovare. mandarcelo. Dunque, io qua sarebbe difficile scegliere. Io farei sì, farei dire a voi intanto che, perché io, come dicevo le ragazze, per chi ci vede su Patreon, per chi ci ascolta normalmente, si gode a metà perché non vede le nostre bellissime facce mentre registriamo. Per chi ci segue, per chi ci sostiene su Patreon, ci sarà anche il video e potrà vedere in tempo Bellissimo. reale le smemorande cicciosissime della mia adolescenza, che addirittura si fa un po' fatica perché il livello di disagio della salute mentale era molto importante. Ah, Vedete si come picchia. scrivevo io i miei pensieri La mia in dignità cerchi. perduta. Ok, capito qua, no, qua c'è cioè, sono dei problemi molto, molto pesanti, ecco, che non vengono assolutamente presi in considerazione da nessuno. Tra l'altro la riflessione che faceva Laura del due diario, quello di scuola e quello no, segreto, c'era stato un momento all'elementare che ancora ero un po', volevo forse dare una parvenza, no, insomma, di essere una ragazzina a modo, ma le medie. Sì, alle medie ho proprio mollato gli ormeggi e quello che doveva essere il diario di scuola è diventato ufficialmente il mio Solo diario di che il diario di scuola, fanculo. cioè non so da te, però da me si usava passarselo sempre per scrivere le dediche, Certo, e allora cose troppo personali io absolutely. non le Sì, ma scrivevo. non c'erano segreti. Ah, Oppure se ok. tu avevi, ecco, se tu avevi un pensiero molto, scusate, ma vedo che io ho trascritto le cose di Jim Morrison, lasciamo perdere. Se avevi un pensiero molto segreto, facevi queste operazioni qua da ipnosi, capito? Ah, Cioè, certo. le scrivevi in questi codici aztechi, di modo che nessuno si prendeva la briga di leggere questa cosa qua che ci vuole veramente la lente di ingrandimento, e allora poi, capito? Magari scrivevano effettivamente le dediche, quelle robe lì. E a proposito di ciò, ci terrei a raccontare di quando in seconda media, a proposito di diario di scuola che diventa diario personale, io ero innamorata di Pier Maria Laurenti, come ormai sanno tutti, che se mi vuole querelare, ma tra l'altro non sta benissimo secondo me, non credo che ascolti il podcast, però ero innamorata di lui, no? Lui non è mai stato così, diciamo, né un filosofo né un poeta. Quando io gli ho chiesto, Pier, mi scrivi qualcosa sul diario? Ha risposto così. Però gli ho dato il diario, vedo che scribacchia qualcosa, lo richiude e me lo ridà, no? In questa operazione la prof di italiano ci intercetta e già mi faceva le note la prof di italiano perché io invece di passare la lezione guardando lei davanti, passavo la lezione guardando la finestra dove c'era Pier Maria Laurenti. Quindi già c'era tutto tra di noi uno storico con la prof Cagliumi. E quindi intendevo, dammi il diario, Tridente! Insomma, gli do, dico, vabbè, il diario. Forse perché ci aveva appena scritto, forse perché il destino infame, forse perché non lo so. Proprio fa questa operazione, non so se sentite il rumore della smemoranda sulla scrivania, apre a caso a metà, lei aveva, sapete quegli occhialini delle prof, proprio quelli sul naso, non lo sto inventando, quelli con la catenina di Sì, perline, ok, era lei, tipico. scusate, era Lo lei, danno, praticamente li regalano quando tu passi l'esame sì, per diventare esatto. professore. Esatto. Quando per l'abilitazione entri in graduatoria ti consegnano gli occhiali così e apre, Esatto. vedo che china lo sguardo, solleva lo sguardo e dice: E queste sono le cose che ti fai scrivere tridente sul diario. E io non avevo ancora a quel punto scoperto cosa effettivamente Pier Maria mi avesse scritto e mi interessava molto più quello del fatto che la prof mi avesse sgamato il diario.
Bene, amici, amiche e amici, Pier Maria Lorenti aveva scritto: viva la figa e chi la bordiga, che io non so, poeta moderno, criptico, un po' crepuscolare se vogliamo. Ah, sì, sì, ok, quindi questo è... La rima baciata, la rima baciata. Però io non sapevo, cioè avevo intuito cosa voleva volesse dire bordiga, però non è che non è né slang parmigiano né locale, cioè non era una parola, non è come di oh spacca, che ne so, non era slang di quel che poi l'originale è spisiga, quindi bordiga, e non so che cosa sia, penso qualcosa di più articolato. A quel giorno, vedi, l'arte non si può domare, licenza poetica, quando arriva. No? Quindi non so, ragazze, ma voi, voi di vostre, scusa, visto che nasce da voi il feticcio per questo oggetto, che tra l'altro feticcio che condividiamo, come potete vedere. Di nostre storie d'amore, allora, da, un attimo, da che piccole. Storie imbarazzanti dei vostri diari, se le avete conservati e poi le avete poi partito dai vostri, l'idea della pagina, cosa ci scrivevate voi? Io ci scrivevo, che è pronta. Allora, parte, vai Clementina, eccola, perché io non... Eccola, Clementina è pronta, ce l'ha, ce lo sta mostrando con tanto di lucchetto, io amici però, da casa. Questo solo per chi paga. Vedere il mio... In realtà non è che ti costerò sti gran segreti, ma infatti in realtà io sono a quanto pare molto molto egocentrica, e mi è sempre sembrato un diario pazzesco. Quando ci arrivano le vere pagine pazzesche, cioè io mi inchino e basta, perché infatti le primissime pagine sono le mie sulla pagina dei diari dei bambini, ma fanno schifo ora. Cioè per me erano esilaranti, perché allora ho sentito il podcast in cui parlate dei segni zodiacali. Vi sfido a indovinare io che segno sono. Brava. No, in realtà sai che era tutto da segno. No, era quello che volevo chiedervi poi. Esatto. Secondo me, cioè, ho troppe poche informazioni, però vai avanti, dici del diario. Allora, niente, io allora cavo ogni pagina delle cose, tipo foglie. Ok, però ho bisogno di sapere anche foglie. L'età, ho bisogno di sapere l'età in cui facevi questa operazione delle foglie. 10 anni. Ok. Avevo 10 anni, poi ho cominciato ad attaccare fine di Ashley Tisdale. No, come si chiama? Non è Ashley Tisdale. Hilary Duff. Non mi ricordo più. Vabbè, lì siamo guarite. Brava. Anche almeno so memoria io il diario. Esatto. Non so, non riesco a inquadrarti. Però ero molto dettagliata. Esatto, non so se inquadrarti come sognatrice romantica con un'affinità per il decoupage, o se invece archiviatrice seriale con un'attitudine per la catalogazione, si dice, di quello che succedeva nella tua vita. In quale di queste... La seconda, di queste due, la allora, quindi vergine, catalogatrice. Esatto. Vedi. Grande Laura. Vedi, e Laura, pensa che io non ne capisco un cazzo di segni zodiacali. A forza di ascoltarmi che dico le mie cagate, hai imparato, lo sapevo. Agnese, tra l'altro, sarei curiosa, perché Agnese è appena più introversina. Forse... Lo vuoi scoprire oppure te lo dico? No, diccelo, anche perché questo non Sagittario. È... Amore mio, la follia che cammina, amore mio, la fuoranza, bellissimo. Ma poi una volta, piccolo aneddoto, avevo fatto una specie di lettura del tema Natale con un amico di mio papà che si era improvvisato astrologo. Ecco, e mi diceva, benissimo, perché... direi, benissimo. Esatto, e io sono ascendente Capricorno, quindi mi ha detto: guarda, vedrai che adesso tu sembri tutta così, ma piano piano, mentre andai avanti, scoprirai che ci avrai un esaurimento nervoso. Il tuo lato introverso verrà completamente mandato via dal tuo segno solare. Ho detto, ok, perfetto. Avevo tipo 11 anni quando me l'ha detto. Ma adesso così, tuo padre, anche lui, cosa stava pensando in quel momento lì di sottoporre? Ma è stata una cosa completamente random, perché eravamo io, mio papà e mia mamma seduti su un bar, arriva sto signore, in quel momento stavamo parlando, mi ricordo, i segni zodiacali, io ero il periodo, perché io sono un po' fissata, quindi
ne stavamo parlando, lui ha sentito e ha detto, ah, io sono un astrologo. Mm. Ah sì, questa è la mia carta natale. Da lì è stato, mi ha detto sta cosa, ancora ce l'ho impressa. Perché sì, poi ovviamente i miei genitori, no, ma tu non lo devi ascoltare, no? Non è vero che avrai un esame termosfera. Era troppo tardi, ormai il danno era fatto. Bene, e quindi scusate, storie, torniamo al, vorrei andare sempre lì, perché forse quando io ero... in adolescenza medie, sì, si parlava, è stato lì che io tra l'altro ho trovato questo libro un po' impolverato nella soffitta dei nonni di una mia amica, che faceva proprio la, la descrizione dei segni zodiacali, ma non a livello di oroscopo, a livello proprio di caratteristiche. Ed è da allora che quando incontro qualcuno chiedo scusa, no, ma tu che segno sei? Ma, e faccio questa sorta di database mentale senza dare retta alla, agli astrologi, quelli un po' improvvisati da bar, perché se dovessimo dare retta a tutti quelli, no, che dicono le cose, ti saluto Rosina. E quindi forse più nelle medie compare l'aspetto Ariete, la mia amica era Pesci, quell'altra era che cazzo ne so, eccetera. E ve le mandano a voi cose del genere su, sulla pagina, sui segni zodiacali? Capita? Ma in realtà no, non ce allora, l'ho capitato. No, ma nei commenti si sbizzarriscono, dicono, ah, e perché è proprio Leone? Ah, c'è un po' di Sagittario in questo diario. E poi magari rispondono proprio le autrici e dicono, guarda che sono Cancro, cioè così a caso. Ora butto a caso segni perché io non... Sì, sì, no, quindi però oh, ragazzi, ha messo agli atti però che l'abbiamo indovinato quello di Clementina, intanto la Laura dopo averle parlato per 20 minuti abbiamo indovinato Clementina. Vabbè, perché... poteva essere o Vergine, se è la precisione lì, oppure se era un po' il lato romantico, c'era Pesce o Cancro, c'era un 33% di possibilità di indovinare. Sì, sì, ok, se avesse optato per sì la romantica sognatrice che sa. Però visto che lei annuiva quando tu hai detto Precisetti, allora adesso sì, vabbè. Precisetti era la parola chiave, sì, sì, sì. E ragazze, quello che, dunque, noi a un certo punto, poi io ho qui alcune cose che mi hanno scritto appunto dalla community, delle loro storie di Ariesche, però abbiamo ancora un pochino di tempo, se c'è qualcos'altro che ci volete sottoporre, qualcosa che vi ricordate con particolare ilarità o qualche aspetto anche della raccolta delle pagine che a voi piace particolarmente fare, cioè qualcosa che dite, questo mi piace raccogliere le pagine di diari della gente, perché? C'è una cosa che mi ha fatto ridere, che vorrei raccontare, ovvero che, però non c'entra con la raccolta dei diari, c'entra con la pagina. Certo, certo. Ovvero che una volta abbiamo visto sotto un post un commento, allora, era un post che diceva vorrei essere amico di due gemelli che vedo in TV, parlando di Zack e Cody. E nel commento c'era l'autore di questa pagina che diceva sì, ancora sto aspettando questo caffè. E una persona ha risposto a questo commento dicendo ah, ma cresci, tipo insultandolo. Allora noi, io, Agnese... lì, da paladine della giustizia, abbiamo bloccato questo tizio e abbiamo ricommentato no, non sei affatto maturo, no, guarda, così, tutte carine. Poi dopo però ci rendiamo conto che questo tizio, guardando il suo profilo, aveva tutte foto taggate con l'autore, quindi era un suo amico che stava prendendo in giro in quel momento. E quindi l'abbiamo poi risbloccato, gli abbiamo scritto, abbiamo detto no, scusa, abbiamo fatto così. Lui, no, ma infatti, me l'ha preso un po' non male. Non capivo. Quindi niente, noi per una volta che voglio fare un gesto buono, vabbè, figura un po' così. No, allora nei commenti, cioè tendenzialmente nei commenti bisogna sempre astenersi, cioè, però la mia filosofia di vita è commenti carini, costruttivi, domande intelligenti, barra simpatiche, ti rispondo, vi rispondo, like, cuoricini, fiammette, stelline, eccetera. Cagacazzo boomer solitamente vengono ignorati perché non ne vale la pena. E invece vado a periodi.
Ho il periodo litigio inside in cui rispondo a tutti creando dei frame dei periodi in cui non voglio sapere niente, neanche li controllo, e dei periodi di blocco compulsivo. Quindi vado proprio a fasi. Del resto la Adesso laurea è sono nel cancro e quindi è periodo completamente no governata dalla mind. sua emotività. Sì, Però andiamo avanti. esatto. Ok, quindi dunque vediamo se, perché allora, la cosa secondo me è che non c'è adesso, ma che appunto c'era quando magari tenevo il diario io delle medie, delle superiori, era che, vabbè, a parte non c'era internet, perché qua parliamo del paleolitico, amiche, o meglio, c'erano i primi internet. E addirittura io ho un diario della quarta, quinta superiore in cui sul diario scrivevo i siti web che volevo ricordarmi di andare a visitare. Cioè, parliamo di fantascienza rispetto, no, a oggi che uno manco apre il browser e ti viene consigliato, capito, subito il sito, eccetera. Invece no, in quel diario lì avevo www.yahoo.it, c'era un sito che mi sono molto, un po' delusa da me stessa di aver salvato, che era picchialprof.net. Non c'è, non lo, no, troppo No, vecchio per tutte voi. Allora, nel bellissimo. 2001, 2002, c'era sto sito. Veramente potete immaginare le grafiche, cioè era preistorico, no? In cui tu potevi avere, c'era questo pseudo pupazzetto di un prof, pseudo vignetta di un prof, che tu col click del mouse potevi andare a menare. Che Non... adesso, cioè, se lo facessero adesso una roba del Ma è genere, pieno di pronto pagine di polizia. bambini così. Com'è pieno di Ci paesi l'ambiente? arrivano tantissime pagine di bambini in cui fanno caricature dei professori, cui insultano Sì, professori, quello lo è facevo strapieno. Alcuni non li anch'io. possiamo nemmeno pubblicare perché sono Eh troppo, no, cioè ci io bannano facevo poi. i fans club negativi sui professori, tipo odio il prof. No, E poi tutta scusa, ma la anche io parola dei sul mio diario bambini. di scuola avevo proprio la classifica dei professori. Sì, e poi Dal mio facevo anche le preferito al mio pagelle, almeno siccome loro preferito. davano i voti a noi, Anche io io. facevo il contrario, le pagelle, e ovviamente mettevo tutti e due, tre. Indipendentemente dalla loro performance, no, allora, ma aspetta, scusa, tornando ai ritratti, cioè li disegnano loro a mano o li fanno su siti e robe del genere? No, loro a mano, perché comunque sono tutti dei primi anni 2000 diari, più o meno. Ah, Quindi ok, quindi parliamo di quel sono periodo lì, tutti ritratti esatto. fatti a mano, sì. Ma belli, fatti bene, un po' a cazzo di cane. Oggi ce n'è arrivato uno bellissimo, fatto benissimo. E quando ho visto, ho Wow. detto, tanto disegnava bene, solo che lei, secondo me, aveva già 13-14 anni, era più grande. Vabbè. Sono divertenti, soprattutto quelli delle elementari, perché dici, 7 anni, sta cattiveria. Sì, oh, però guarda che io ricordo le No, a proposito elementari. di zinti. Sì, dici Clementina, vai. Scusate. Allora, questa cosa che il prof me la ricordo, che era proprio uno stickman da picchiare. Non mi Sì, ricordavo che fosse sì, proprio il sì. prof, ma una persona da picchiare, sì. Però Sì, ce n'era sì. un altro, a proposito dei biberoni, che andava molto in voga, si chiama proprio Vesti Berlusconi, che era un'immagine di Berlusconi, una fotografia che tu gli levavi i vestiti e gli mettevi altri vestiti addosso, tipo da puff. Questo me lo ricordo vi proprio Ma è vividamente. tipo gira la moda E con poi la gli faccia potevi di levare tutti i Berlusconi. vestiti. Non ho parole. Esatto. Chi è la mente malata che ha partorito questa cosa orribile? Ma e invece voi, a parte i diari, i bigliettini con le amiche ve li scambiavate? Sì. Quei bigliettini di... Cioè, io facevo bigliettini con pagine e pagine di roba scritta. Letterone. Io, allora, io ho un diario nel cui fondo c'è una busta. Scusa, vai Clementina, di pure. No, figurati, scusatemi che sono tutta in ritardo. Comunque, no, con le amiche no, ma per eventuali amori, cioè che poi venivano sempre rifiutati con quello, ti metti con me. Io una volta ho ricevuto una poesia intera che era Oh, Clementina, due bello. punti a capo, capelli lisci come la seta, virgola a capo, pelle bianca come avorio, virgola a capo, occhi marroni come ebano, virgola a capo, tutta così, punto. A capo, ti metti con me? Sì, no. Quel ragazzo non mi piaceva. Era tipo rimandato, aveva tipo 16 anni e stava in prima media.
aveva molti problemi, diciamo, proprio a scuola. E io avevo un po' di paura e quindi ho chiesto aiuto a una mia amica dicendo: ma cosa gli scrivo per rifiutarlo? E questa amica geniale mi ha detto: digli che sei già fidanzata, però descrivilo bene questo tizio, se no lui non ci crede. E quindi ho scritto tutto un bigliettino dicendo: no, sono già fidanzata con uno di Roma, a caso, E tu che gli ha hai più tempi ad ogni risposto, moda. praticamente gli hai risposto, no, perché Gli ha sto risposto: con esatto, Giuseppe. no, perché sono con Giuseppe che ha i capelli biondi Capelli come il biondi con... sole, virgola, Bravissima. bravo. Andava Direi. così. E lui, quel giorno mi ricordo, ha fatto finta di drogarsi in classe con il gesso per attirare l'attenzione. Io non ho minimamente collegato la cosa della mia risposta a questo, ma secondo me sì, era un po' per Sì, lanciare questo Clementina gli hai messaggio. spezzato Poi il non voglio essere cuore egocentrica, ma quel fatti giorno. No, Clementina gli hai spezzato il cuore, No, prendi responsabilità io di questa cosa. ignoravo le proprietà stupefacenti del gesso e vorrei provarle Ma subito. no, lui ha finto che fosse altro. Ah, scusa, no, questo è un Laura. po' articolato per me, Noi lo questo facevamo, allora, noi concetto. alle, questa è Sì, bruttissima, ok, questo che grattugiavi il gesso e fingevi che fosse roba capito? bianca non legale. Oh, brava Laura, ok. Noi, dunque, non io personalmente, però la cricca con cui giravo, questa è una confessione che faccio molto a malincuore perché è una cosa bruttissima. C'era sta tipa che era una sfigata allucinante, però adesso attenzione perché voglio contestualizzare. Io poi negli anni sono passata dalla parte degli underdog, io stessa mi sento in realtà un underdog, però è quel periodo Cos'è un in cui... underdog, E scusami? sai, lo sfigato che Harry Potter è l'underdog, no? Parte sfigato nella cosa delle scale degli zii, ma poi lui è l'eroe che nella saga epica sconfigge, cattivo, bla bla, no? Però all'epoca sei insicuro, sei sfigato e quindi per sentirti più, la famosa peer pressure per intenderci, no? Per sentirti più cool e far parte del gruppo, ti accanisci contro quello che è l'anello debole, no? Della catena alimentare. E c'era questa ragazza Giuditta che proprio, poveretta, non ce la poteva fare, una sfilza, proprio pelle acneica. E poi il problema era, non era tanto il suo aspetto fisico, era il fatto che lei, forse come meccanismo di difesa, ora col senno di poi, era una stronza pazzesca, cioè era quella che faceva la spia, era quei professori, era quella che diceva i tuoi segreti in giro, era quella Vabbè, voi la che... prendevate tutti in giro, lei cosa doveva fare? Vi Sì, sputtanava. suppongo che fosse esatto un equilibrio, uno strano equilibrio. E lei, insomma, praticamente c'erano sti due che erano poi i bulletti più delinquentelli più che i bulletti della scuola, che avevano fatto credere di avere della droga. Sostanzialmente, come l'amico, no, di Clementina, anche loro bocciati da 6 anni avanti, eccetera. E invece era dolcificante e le hanno fatto sniffare il dolcificante. Non fa ridere, però fa molto ridere. Giuditta, Ma se lei perché ascolti l'ha il podcast, sniffato? mi dispiace. Ma perché l'ha sniffato lei? Perché era, sai, quei contesti tipo oh. C'abbiamo la roba, o vuoi fare parte del gruppo, o Ah. dai, anche tu, no? Vieni a fare questa cosa cool che stiamo facendo noi. E lei, poveretta, anche lei per appartenere, perché è sempre lì, no? E l'ha fatto. Beh, meno male che era dolcificante, non l'avete gettata nel giro. Ma lei l'ha Se scoperto subito che vogliamo era vedere un lato dolcificante. positivo di questa storia Sì, orrenda, direi che è Luciano. questa. Agnese sì, nel senso che, cioè, o meglio, ha iniziato dicendo: ma a me non fa niente, mi prude solo il naso. Ah no, è normale, eccetera. E poi invece, insomma, dopo è stato... Perché la grande gag qual era? Poi dire a tutti: ah, la Giuditta ha sniffato il dolcificante, ah, capito? Ma perché siamo così cattivi da Vabbè, lo piccoli? siamo stati un po' tutti, purtroppo. L'importante è cambiare, rendersi conto di che eravamo merde e non esserlo più. Esatto, Vero, io ho passato vero, il resto della sì. mia vita a fare, come si dice, a pentirmi.
Ora vi leggo qualcosina che è arrivata appunto sui diari della community. Ci sono quelle tristissime, tipo: a me hanno sequestrato il diario che scrivevo segretamente tutte le sere. I miei genitori adottivi, i sequestratori, mi hanno obbligato a leggere il diario di fronte a loro e dare anche spiegazione del perché di certi scritti. Un trauma. No. Ricordo ancora oggi il sentimento di vergogna e rabbia. Quello che mi spiace è che i miei genitori hanno in seguito distrutto il mio diario. Cioè, ma perché? Non lo so, è una storia tristissima, Anna. No. Mi dispiace tantissimo. C'è un crimine qui. Sì, sì. Se c'è qualche genitore in ascolto, per piacere, non facciamo sta roba qua. La privacy, no? Assolutamente. Ma poi cos'è questa cosa di bruciare il diario? Non è mica Fahrenheit 451? Non lo so, ma metti sti qua non impara proprio perché lei era adottata, volevano sapere cosa le passasse per la testa, non lo so. Giada scriveva il nome di un ragazzo diverso ogni settimana coi cuoricini, quindi si innamorava settimanalmente. Flavia, io riapro i miei diari solo in presenza della mia terapeuta. Ho detto tutto. Ottimo. Per capire che erano leggeri. Elisa dice: il segretissimo codice per descrivere progressi nella ricerca del padre naturale, trovato poi da mia madre. Ammazzo. Ma io vi dico quello che mi ha scritto, la mia community è così, certo. È molto... Mi è venuta in mente una cosa. Dimmi. A proposito della ragazza che scriveva ogni settimana un ragazzo con il cuore, c'è anche una nostra star, Rossana, che anche lei ha avuto, ma non un triangolo, proprio un pentagono, non lo so, amoroso. Si aveva detto ragazzi su ragazzi, ma lei si confondeva, dice: no, sono fidanzata con lui, no, poi no con lui, no, con due insieme, poi con tre, e niente, comunque tutto nelle storie in evidenza, quindi trovate è un sogno. Rossana, insegnaci come lead, cioè teach us your way, Rossana, insegnaci un po' tu. Eccola. Però davvero, non vedevo l'ora. Rossana, insegnaci il tuo segreto. Ma anche da piccola avevo appuntamento col mio cuore che veniva aggiornato ogni tot di tempo in cui mettevo chi mi piace ora. Ah, ma appuntamento col mio cuore era già pre-confezionato nel diario o lo scrivevi? No, lo scrivevo io, l'avevo inventato io. Bellissimo! Arrivava tipo l'appuntamento numero 7, ma erano sempre le stesse persone che io riscrivevo in continuazione. Come mai? Perché no? Perché alcuni diari incentivavano questo tipo di cosa, cioè ne ho trovato uno, quello della mucca con 2K, che proprio sotto c'era, non so, il boxettino con scritto crisi di gelosia per, oppure... No, forse l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo, però lo scrivevo io, che tra l'altro ci dovrebbe essere una pagina pubblicata sui diari dei bambini. Ecco, sì. Andiamo a cercare, dopo lo andiamo a cercare e vediamo di chi esatto, amava. Esatto, esistevano questi diari guidati. Oddio, si chiamavano, ecco, diari guidati, tipo con le domande, la cosa più imbarazzante che ti è mai successa. Sì, sì. Sì. Tipo un po' quelli del diario di una schiappa. Sì, esatto. Quelli, sì. Ce ne arrivano tanti. Sì. E Maddalena dice: mi ero inventata un codice segreto per non far leggere a nessuno ciò che scrivevo. E secondo lei era sofisticatissimo, poi l'ho andata a rileggere negli anni, era facilmente sgamabile, anche quella era una tecnica. E, sul io mio mi ero diario... imparata il codice Morse addirittura, giuro. Per non farti leggere? Wow. Sì, però è durata poco perché era troppo uno sbatti. Sul mio diario da 13 anni annotavo le mie esperienze hot di 13 anni, quindi chissà come erano hot a 13 anni. Mai tenuto vero diario, mia madre mi leggeva il mio dall'elementare in poi, grazie mamma per sempre per la privacy. Aspetta, unica smemo buttata da mio padre perché è bucciata al liceo, grande. Ci sono anche quelle. Allora, io parlavo del mio diario, perché non so se avete visto le mie storie, io ne ho uno, tutto dedicato, è una sorta proprio di, come possiamo definirlo? A parte che è un'opera d'arte, secondo me, vorrei
Cioè io non ho mai creato sì. opere d'arte, ma se questa lo è, cioè se ne ho creata comunque, una... Comunque ora capisco perché avevamo tutti la scogliosi, eh? Abbiamo sì. tutti la scogliosi sì. perché sì, cioè, sì, sono sì. dei mattonazzi sti di arte. Sì, e poi ore e ore anche chinata a ritagliare, decorare e incollare DiCaprio sulla mia mini smemoranda. E questa era extra, eh? Cioè io avevo... la smemoranda di quell'anno con le robe per solite. Notare che il titolo del tuo diario non è più smemoranda ma è Leo. Okay. Ok, grazie, ci tenevo a sottolineare questo aspetto. E dunque, Leo, questo diario è dedicato a te nonostante so, italiano incredibile, di essere una su milioni, ma io ti amo da morire. L'hai convinto? Secondo me sì, nella mia testa, se mai avesse trovato questo diario, questa frase lo avrebbe convinto una volta per tutte, no? Foto sexy con però tu mi provochi, io che parlo a lui, ok? Male. non so perché sia. Ti ho detto che arrivo... mi ispiri sesso, così, generico. Vabbè, qua ero grandicella, però ci poteva stare che dicessi, cioè non parliamo delle elementari, Leonardo DiCaprio ti amo Romeo e Giulietta, vabbè, insomma, quindi, e questa ragazza, che appunto ha scritto poi quello che adesso vi leggo, ha visto questa mia storia di DiCaprio e ha scritto: Vale, se ti dicessi che io ne avevo fatto uno dedicato a Sarah Michelle Gellar, la Buffy dei tempi, annessa torta di compleanno per 3 anni, pur essendo non bisessuale, in un secondo diario dedicato alla cotta dei tempi, ma neanche un bacio a scocco, niente, dove conservai persino una sua chewing gum stile campione, scena del crimine tra le due lastre di plastica antibatteri. No, secondo tra me... due lastre di plastica, questa è proprio pro. È pro, sono sì. d'accordo con te. Io, se ne andiamo ad aprire, cioè io cicche di sigarette, chewing gum, pacchetti di sigarette fumati, finiti, siamo sempre alle superiori, qua ci tengo a sottolinearlo, cioè ero disagiata, ma alle medie ancora non così tanto, e ci sono anche degli esperti... Mi ero proprio liceo. Incollata, però con... con lo scotch, non con le due lastre di plastica. Ok, ok. Una, come si chiamano? Le linguette delle lattine, perché si faceva A, B, C, D, E, è vero, è vero. Era arrivata l'iniziale del ragazzo che mi piaceva, quindi lì, segno del destino ovviamente, incolla sul diario, certo. Reliquia. Dopo che l'hai fatto 470 volte ti esce effettivamente la... Scusate, c'è una foto, questa è molto interessante, c'è una foto di lui che dorme tipo backstage, no? E sempre in un italiano proprio da... importante, io scrivo: ma se c'ero io nello staff, altro che lasciarlo dormire. La consecutio temporum l'abbiamo lasciata. Ok, capito. Voi qua che mi scherzano, non ho le mie partner di podcast perché sono un po' diventata Maria Pia, ho perso ogni libido. A 17 anni c'era la libido, era tutta meraviglioso. E allora, ti consiglio di aprire solo se non hai problemi di cuore. Scritto con la mia... Vabbè. Perché poi c'è, capito, era apribile, no? E quindi, ok, eccetera, eccetera. Insomma, il mio Re Sole, perché era il film, era... Ma non era Robbie Williams il tuo... Dopo. Ok. È arrivato dopo, con l'università. Scusa, non ho capito, non vieni al concerto il 20? Ti ho già spiegato che non mi piace condividerlo con altre centinaia di migliaia di fan. Ah, ok. Problemi. E vabbè, periodo odio Kate Winslet che veniva cancellata da ogni foto, ci dovevo essere io, ma mi faceva male la schiena. Ma come ero simpatica, perché lui le fa fare un cascheno, e quindi secondo me non c'ero io perché mi faceva male. Aiuto, che carino. Ovviamente. Vabbè. No, a tale proposito abbiamo anche... una bambina che sapeva usare Photoshop a quanto pare, che aveva incollato la propria faccia su quella di Bella Swan della copertina di Twilight. No. Quella è una delle pagine che abbiamo condiviso. Bellissima. Quindi non solo cancellata ma anche sostituita.
Brava, brava, sì. Perché comunque lei... è frequentissimo che ci inviano questi amori, specialmente per Justin Bieber, Edward Cullen. Ok. E chi altro c'è? Clem. E Zac Efron, certo, Zac Efron. C'è tutta una rubrica su Zac Efron, sì sì, oltre a Berlusconi. Esatto, cioè, è stato incredibile. Da adolescente mi innamoravo solo dei morti, mi piaceva James Dean, Jim Morrison, Carcobelli. Noi siamo prima, Laura, noi siamo prima degli High School Musical, prima delle saga di Twilight, eravamo già grandicelle, per quello ci innamoravamo. Gli unici vivi che mi siano mai piaciuti erano i Backstreet Boys, dei quali avevo anche l'album di figurine. Ecco, mi sembra giusto. E, no, sì, noi avevamo, vabbè, io alle medie erano Kurt Cobain e Jim Morrison, che vuol dire Kurt Cobain era morto poco prima e Jim Morrison era morto negli anni 70, quindi i morti ci piacevano molto. Perché ci dicono anche tipo di Tokyo Hotel, però quelli erano già, allora mi ricordo bene o male, però la mia classe era sì, tutta Zac Efron, tutta Twilight, così. Ma quello si presta tanti, cioè nel senso che poi secondo me l'hanno capito, cioè quando io ero adolescente ancora non l'avevano capito il business, sì c'era, cioè è arrivato appena dopo, appunto giusto in tempo per tutti gli attori, quelli alla DiCaprio eccetera, le boy band, i vari High School Musical eccetera, lì è diventato tutto un mercato molto molto florido, ecco, di questa roba qua. Bene, io dunque, se voi non avete nient'altro da segnalare, direi che col tempo siamo un po' strecci, nel senso che noi cerchiamo di limitarci a un'oretta perché potremmo andare avanti. Ne ho 28. Comunque adesso vi manderò qualche cosa perché su me ci sono delle cose molto Sì, importanti. E se non avete qualche, oltre alla tua amica e a Rossana, che mi sembra di capire che è una star della vostra pagina, c'è, ecco, qualche maschio, qualche uomo? Molti allora, meno, sì. Ma c'è un amico di Clemi sempre, no, il fratello di una tua amica. Esatto, che è diventato una star, sì. Anche lui ha una rubrica perché scriveva ai propri genitori bigliettini per farsi ridare la Play e il GTA, perché era continuamente sequestrato, e quindi si inventava modi molto originali, tipo ha anche fatto un esercito di Pokémon che parlava di lui in terza persona, dicendo abbiamo sentito Pierpaolo e lui vorrebbe la Play, si è comportato sempre bene, dai per favore, nome di mamma, nome di papà, ridateglielo, ve lo diciamo noi, parlando di Pokémon. Oppure c'è anche un altro ragazzo che ci ha mandato delle... Allora, non sono diari, però sono, diciamo, esperimenti che faceva da piccolo per capire che professione fare. Okay. C'era un cartellone in cui si lamentava della paghetta scarna che veniva data dai genitori. Adoro. Quindi, e infatti poi è diventato tipo avvocato per i diritti dei lavoratori, una cosa. Quindi, bene. Ha seguito le proprie le orme da bambino. Bellissimo! E devo dire, la seconda opzione di mestiere che per fortuna non ha perseguito è stata il medico, perché lui scriveva anche, si chiama Renato, questo ragazzo. Che salutiamo. Salutiamo Renato. E da piccolo scriveva nel quaderno le analisi del sangue di persone a caso, cioè i suoi familiari, immagino. Ma erano delle analisi, allora faceva, come si chiama, il tracciato quello del cuore, del battito cardiaco, e scriveva analisi del sangue, due punti, male, stai per morire, fai un'operazione, così poi, ok, il medico ti dà il permesso per morire, vuoi morire no. Se no, tipo così. Era uno iettatore, bambino iettatore. Quindi per fortuna è diventato avvocato sì, molto meglio. Avrebbe potuto fare in alternativa il medico legale, ma... anche ecco. Sì. Comunque raga, questa cosa mi ha fatto, come al solito, non posso non nominarlo, lo stramaledetto patriarcato, perché il fatto che fin da bambini, cioè che voi abbiate le testimonianze del fatto che comunque
i bambini, cioè si sente che dai maschi c'era una sorta, cioè anche per loro c'era il desiderio di esprimersi in qualche maniera creativa o comunque avere, no, un outlet, però guarda un po', si va sempre verso più il pratico, il pragmatico nelle cose che gli arrivano dai bambini. Ma soprattutto sono tanto di meno rispetto agli anni che ci arrivano dalle bambine. C'è tipo una proporzione 1 a 10, una cosa del genere. E poi anche quelli che ci arrivano sono più tipo letterine di Babbo Natale, cose del genere. Non sono mai tipo, oggi mi sono innamorata di, sì, mi sono innamorato, sì, di, ho litigato con la mamma. Sono più, sì. Perché è un bambino che perché proprio era impensabile. Io mi auguro che adesso sia diverso, che comunque i genitori incentivino sia maschi che femmine a tenere il diario, scrivere, lasciare, no, andare la propria immaginazione, la creatività, ma anche l'emotività, soprattutto perché era impensabile per un maschio mettersi, almeno penso ai miei compagni elementari, delle medie, guarda Pier Maria Laurenti. Io però perdonami, posso dire che secondo me non c'entra il patriarcato? Io, se ripenso ai miei compagni delle elementari e delle medie, non erano persone che avevano quell'attitudine, cioè loro secondo me non ce l'avevano perché se non viene permesso, se non viene incentivato di sviluppare una certa ma magari glielo dicevano anche di scrivere, cioè io mi ricordo che comunque i temi a scuola li facevano solo le ragazze, cioè ai ragazzi proprio non interessava molto. Ma secondo me è perché non viene coltivato l'aspetto emotivo fin da piccoli dei maschi, cioè come a noi invece ci viene detto, ci viene permesso di piangere o essere più sensibili o avere tutta una certa serie di attitudini verso un tipo di cose, ai maschi invece viene detto non piagnucolare, non fare la femminuccia, eccoti i robottini. Esatto, credo sia più una narrazione, un po' come sul tema che scrivevi, le bambine piangono sempre, ma io non piango, la stessa cosa per cui dire, sono femminuccia, piango, sono un maschietto, no. È un po' più quello, un po' l'introspezione per quanto riguarda le proprie emozioni, che nei maschi c'è molto, cioè nei bambini maschi c'era molto meno. E credo ci sia ancora tutt'oggi meno. A meno che non si livelli il piano di gioco, quindi fai come, cioè pari giochi, pari stimoli, pari esperienze, poi dopo vengono fuori le personalità che ci sarà sicuramente il bambino nato geometra, ma magari c'è anche il bambino che appunto ha tutta una serie di sentimenti che vuole esprimere. Però vabbè, questa è la mia, scusate, mentre parlavamo dal diario è caduto una testa di DiCaprio tatuabile che adesso io mi tatuerò con l'acqua, ovviamente. Era quello che facevo tutto il giorno a scuola, tra l'altro, di leccarmi, perché non potevi andare in bagno e prendere l'acqua, quindi io le ritagliavo le testoline, non so se si vede, e poi sì, con la lingua, no, leccavo il tatuaggio. Genio. Direi che è la giusta conclusione, no, di questa. Assolutamente. C'era un'ultima mail molto carina, Lucrezia. Buonasera ragazze, questo argomento mi ha sbloccato un ricordo molto divertente e vorrei condividerlo con voi. Spero rientri nella categoria disagio sui diari, nel caso spero di strapparvi un sorriso. Mia sorella Pesci, ascendente gemelli, in quinta elementare, 9-10 anni, essendo andata a scuola un anno prima, prese un'insufficienza a scuola. Il suo primo pensiero andò chiaramente a nostra madre boomer, scorpione, ascendente cattiveria. Che verità. Che ad un minuto, aiuto, la figlia Pesci con la madre scorpione, ti vogliamo bene, dovunque tu sia, qualsiasi cosa stia facendo. Che una notizia del genere avrebbe cioccato, credo sia un suo slang locale per sbroccato, e non poco. Mia sorella invece, che chiede a me, più grande di 9 anni, quindi perfettamente in grado di falsificare la firma di nostra madre, decise di falsificarla lei stessa. Ora, immaginate una bambina di 9-10 anni che falsifica la firma della mamma, beccata dopo un anno secondo dalla maestra che chiamò mia madre per avvisarla dell'accaduto. Madre impazzita, io sempre più fiera della mia piccola sorella falsaria. Un saluto, buon lavoro Lucrezia. Un applauso alla piccola sorella falsaria. No, mi ha sbloccato anche a me un ricordo questa cosa. Una volta ho preso una nota e ovviamente non avevo voglia di farla firmare ai miei genitori, allora ho pensato, come faccio a fare la firma di mia madre in maniera proprio perfetta. Cosa ha pensato la mia geniale mente? Di copiarla con la carta carbone, così
Era venuta perfetta, ma sgamata in due nanosecondi. Che grande la carta carbone. Hai pensato solo tu a far usare la carta carbone. Un genio del crimine, del male, proprio, proprio antisgamo. E anche Emanuela ci scrive. Però qua si parla sempre di diari letti o rubati, ma ste madri, oh, sti cazzo di diari, la smettete per piacere di leggere i diari delle persone? Allora, i miei diari purtroppo messi in cantina da mia madre che ha svuotato la mia stanza per riempirla dei suoi acquisti compulsivi da Luisa Spagnoli. E sono neutri. Agli elementari ho scoperto che mia madre leggeva i miei diari, quelli con il lucchetto. Lei da buoni gemelli, per niente permalosa, era venuta a chiedermi perché mi lamentassi così di lei. Cioè, neanche capito, dici te lo leggo di nascosto, ma poi vengo a dirti, oh, ma perché ti lamenti di me? Da allora mi ha privato del piacere di sfogarmi con un diario e ho iniziato ad usarli come modo per dirle le cose. Leggermente passivo-aggressiva questa cosa. Ho iniziato a usare come modo per dire le cose, sempre perché non è permalosa, che non si poteva dirle in faccia, o per scriverle delle wish list. Caro diario, non vorrei andare alle medie con la cartella degli elementari in pelle, anche se la mamma dice che bella, vorrei uno zaino Invicta. Dici che mi arriverà? Cazzo di genio, comunque. Un genio. Quelle delle superiori contengono amori lontani come attori, cantanti, Luke Perry. Scusate, abbiamo saltato a pie pari tutta la fase Beverly Hills, amiche. Oddio. E Dawson, voi siete piccole, ma Beverly Hills e Dawson's Creek, forse voi? Dawson's Creek, sì. Ok, no, perché vabbè, Creek, okay. Io no. No? No, tra l'altro l'ho rivisto da poco. Tra l'altro Clementina a me ricorda un sacco Joy Potter. Sì? Ma di aspetto? E anche come modi un po'. Beh, che è praticamente frizzata il 70% del tempo, però questa è un po' introversa, però allo stesso tempo che vuole uscire fuori, però no, non posso, però vorrei, no? Ma guarda, in realtà sono sempre molto estroversa. Adesso è questo frizzamento che mi sta fottendo, ok. Purtroppo sì. E Brian Austin Green, che era l'unico veramente bello di Beverly Hills, testi di canzoni dei Queen, idem, dei Blur, ma nessun accenno al ragazzino per cui avevo una cotta, perché lei non voleva che io avessi il moroso. Chissà cosa direbbe se sapesse che mi sto lamentando in un podcast. Il colpo finale, non più un diario ma un podcast grande. Bene, allora alla fine della puntata stabiliamo sempre a che livello di disagio si colloca il disagio in questione, ovvero il disagio che scrivevamo, esprimevamo o esprimiamo ancora, perché no, sui nostri diari, è un vivi e lascia vivere, ovvero sì, è importante, però è una sorta di hobby barra passatempo barra cosa marginale della nostra vita di cui non dobbiamo preoccuparci più di tanto. B, stata court, ovvero attenzione, perché quello che invece scriviamo nei nostri diari, magari di nascosto, perché io ancora non so voi scrivete ancora qualcosina, agende, cose, niente? No, purtroppo io no. Tengo, io vedi, forse perché di retaggio di allora ancora scrivo qualcosa. Comunque, stata court è quello che scrivevamo nei nostri diari. Era qualcosa che segnalava effettivamente un disagio reale o addirittura disagio esistenziale, cioè nel mio diario c'era effettivamente tutto lo Sturm und Drang, la sfiga, l'amarezza, il disagio di vivere che non riuscivo ad esprimere magari in altri modi. E qua facciamo, ognuno di noi dice dà il suo voto. Allora, chi inizia? Ok. Io direi un
appunto un stato a corto, un po' a metà, perché non prenderei troppo sul serio, allora soprattutto, vabbè, quando scriviamo da bambini di uccidere chiunque, di certo. prendere a calci, cioè, o anche appunto le madri che prendono tutto sì. così sul serio, cioè spesso è proprio uno sfogo così, ma magari esatto. non si pensano neanche quelle cose, però certo, magari... delle cose molto ripetute, esatto, sì, quindi sì, una via di mezzo, non, sì. non dico ignorare, ma nemmeno farne un dramma. Giusto. Sì, io sono d'accordo, anche perché mi ricordo quando scrivevo il diario ero proprio disperata, proprio distrutta, proprio ne sentivo questa necessità, quindi mi rendo conto che un po' era... tanto, però sì, dall'altra sì, parte sì. cioè comunque le tematiche che io scrivevo erano sempre quelle, quindi molto probabilmente effettivamente da parte mia c'era un disagio caspita. Riguardo quello, quindi io non lo sottovaluterei come strumento di riflessione quindi sì, un po' sono d'accordo con Clemi, sì, perché poi vabbè alcuni sono proprio catastrofici, cioè mi ammazzo tutti, ma io spero che raga nell'adolescenza si buttava si buttava senza troppo, almeno io mi ricordo che senza troppo pudore, ci sono stati dei momenti, c'era questa mia amica che lei di morire parlava spesso e volentieri, e lì secondo me c'era torna spesso, quindi nel senso comunque è un disagio condiviso. Sì, sì, sì. Beh, cioè, in adolescenza chi è che non vuole morire? Cioè. Almeno io qualche volta l'ho pensato. Prima ancora che io poi fossi negli anni, cioè la depressione vera è arrivata tanti anni dopo, in forma molto più violenta. Lì sicuramente era. Era più un disagio esistenziale del tipo chi sono, non so cosa voglio, che fine farò, mio Dio. Però è una cosa molto tipica dell'adolescenza. Però una cosa che ho notato che non è esclusivamente una cosa dell'adolescenza, ma anche tanti bimbi e bimbe delle elementari. Sì, tipo l'altra volta c'è arrivata questa pagina di sta bambina che diceva mi prendono le crisi di nervi, e aveva 8 anni. Oppure bambini che scrivono appunto sono tristissima. Anche alle elementari, cioè, non so se magari è molto, allora, molto è quello che sentono anche in casa, cioè se la mamma frustrata da una vita di sacrificio e sbatti spesso dice c'ho l'esaurimento, perché un bambino come fa a sapere cos'è un esaurimento nervoso se non l'ha sentito, no, dall'adulto di riferimento, sicuramente lo usa per esprimere un suo malessere e quindi va tenuto presente. Laura, cosa ne pensi? Sì, sì, anche io mi allineo su questa strada. Sì, siamo sullo stato a corte. Sì, stato a corte. Quindi la domanda vera è, il genitore lo deve davvero monitorare il diario? No, secondo me no. Secondo me ci sono altri modi per capire qual è il disagio del bambino. Secondo me leggere il diario, cioè almeno se fosse successo a me, poi io non lo so perché loro hanno sempre detto che non l'hanno mai fatto, ci sarei rimasta molto male, sarebbe stata una grande mancanza di fiducia. Quindi secondo me ci sono altri modi, insomma, per capire l'emotività del bambino, anche semplicemente il chiedere. Beh, il bambino chiuso, cioè forse la via di mezzo per potrebbe essere se vedi che c'è effettivamente, no, un disagio importante, puoi dare un'occhiata, ma non lo puoi mai far sapere, cioè puoi usarlo come strumento di analisi del tipo ok, ho notato che ho letto quest'altra cosa, e molto da lontano dire oh Gianfranchino, va tutto bene? Vuoi parlarmi di qualche cosa? Sicuramente no, a gamba tesa. Io Clementina, no, il video esatto. L'abbiamo persa ormai da... Io vi sento. Sento tutto, okay. Vi seguo e sono d'accordo. Allora, sì, in effetti io poi vabbè, non sono madre, quindi nessuna non so di neanche... Noi, esatto. Cioè, ovviamente così... Da fuori direi no, assolutamente, non bisogna leggere, è un'invasione della privacy, però effettivamente se avessi un figlio o una figlia che non mi parla, che è chiuso, che fa qualsiasi cosa, cioè appunto, dubito che avrei cioè, la lucidità di non leggere neanche che cosa scriva nel diario, però appunto a quel punto non lo direi mai, cioè ah ho letto il tuo diario ma perché dici questo, no cioè, esatto, cioè non deve diventare una questione nostra, cioè se diventa poi personale di ah io mi sono sentita ferita da quello che ho letto, non abbiamo risolto nulla. Ragazzi, io vi ringrazio, this is our time, abbiamo anche un po'
sforato come al solito del resto. E, dunque, vabbè, innanzitutto ancora davvero complimenti per la pagina, perché mi allieta, mi delizia e mi fa sorridere, quindi grazie sempre. E, dove, grazie. Cioè, a parte, delle vostre varie attività, io poi non so, oltre la pagina che ricordiamo essere l'Handle, i diari dei bambini, cioè i oddio, l'Handle sarebbe il nome, giusto? Sì, 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 la chiocciola con i diari dei bambini. Chiocciola, giusto? Esatto, i trattino basso, diari trattino basso dei trattino basso bambini. Ma perché ve l'avevano rubato senza il trattino basso? Non era disponibile. No, perché bisogna... Esatto, esatto. Mannaggia loro. E avete, non so, qualche altra cosa che volete segnalare, se volete che le persone vi trovino, dove vi trovino, magari i vostri personali, non lo so, e magari no, li volete tenere privati? Ma tanto sul profilo dei diari dei bambini si vedono anche le nostre facce, perché abbiamo fatto una live in cui appunto intervistiamo Rossana, Rosy e Pierpaolo. Rossana superstar, ok. Esatto, quindi ecco, no, seguite la pagina perché almeno vedete anche un po' in retroscena di questi personaggi. Certo. E lì poi si vedono le nostre facce, quindi volendo okay, potete anche seguirci, ma ecco, nessun problema. L'importante okay, è seguire i diari dei bambini, e se avete pagine mandatecele. Perfetto, perfetto. E, ma vorreste fare, non so, avete dei progetti per la pagina? Trasformarla boh in un canale, in qualche cosa? Non lo so, e magari no, magari rimane quello ed è perfetta così. Ma allora, in realtà ci stiamo pensando, ma è relativamente molto nuova, perché ancora non ha nemmeno un anno. Certo. Quindi non abbiamo avuto nemmeno tanto tempo di pensare a renderci bene conto, effettivamente. Però sì, un po' di progetti ci sono. Perché secondo me ha un potenziale immenso a livello storico, culturale, affettivo, nostalgico, è pazzesco. A me piacerebbe proprio anche un programma tipo un programma TV con che bello, no, ognuno, sì, ognuno porta un diario. Sì, una roba così. Sì, sì. Io, scusate, io poi tiro acqua al mulino dei podcast, ma... C'è un podcast bellissimo, era da lì che io poi in radio avevo fatto una sorta di versione simile, che si chiama Mortified, non so se lo conoscete. No. Loro sono ovviamente americano e ormai c'è da tantissimi anni, loro addirittura fanno gli spettacoli live in cui la gente viene a leggere le loro cose, proprio, cioè persone qualsiasi, non è che non sono né comici né attori né gente di spettacolo, e fanno queste serate con il microfono aperto in cui la gente va a leggere le robe dei loro diari dal vivo. È una roba bellissimo. Raga, vi prego, non so se parlate inglese, se sei ad Atene qualche corobina di inglese poi la dovresti masticare, e si chiama Mortified, io ve lo consiglio caldamente, è uno dei podcast a cui sono più affezionata, perché proprio le persone vanno a raccontare i loro disagi esistenziali di qualsiasi età e si fanno queste serate tipo di... Poi quando gli gira bene chiamano degli attori, degli interpreti, dei cantanti, perché c'è gente che scrive, io per esempio scrivevo le canzoni che non saprei dirvi assolutamente come interpretarle oggi. Anch'io lo facevo, capito? Ma con tanto di musichetta. Esatto, quindi chiamano cantanti veri, attori veri, magari ovviamente low profile, non è che ci va, che ne so, capito, Lady Gaga, però e vanno a cantare le canzoni scritte nei diari di quando erano, cioè è bellissimo, bellissimo. È stupendo, e voi avete tutto il materiale per fare una roba del genere, se volete farlo scrivetemi, facciamo insieme. Va bene, va benissimo. Ragazzi, io voglio regalarvi una perla. Vai, prima di salutarvi. A 13 anni ho scritto una canzone che si chiamava L'adolescenza. La prima strofa faceva così: dolori, 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 tutto ciò che l'adolescenza ti dà, il menarca, il menarca, il menarca, la prima cosa che ti capiterà. Mi sono commossa. Poi continua, continua.
Io me la ricordo tutta a memoria. Ma scusa, poi la tiri fuori adesso in chiusura. Me l'hai detta tu adesso questa delle canzoni e l'avevo completamente rimossa, solo che poi me la sono ricordata. Menarche, poi? Poi dice, ci si chiede perché tutto quanto capita a me. Ti innamori pazzamente e ti va in pallone la mente. Il seno poi è a dismisura oppure è una gran fregatura. No, vabbè. Poi l'ultima strofa, grande pathos. Ma perché l'adolescenza è fatta così? Poi non me lo ricordo e poi fa, per fortuna poi finirà e chissà, forse ci mancherà. Bellissimo questo finale. Ma questa ce l'hai scritta da qualche parte? Sì, ma io ho anche la musicassetta, dovrei andare a ravanare nelle musicassette, vabbè. E avevo queste tre canzoni, avevo un gruppo con le mie amiche, quindi c'eravamo in tre che cantavamo questa puttanata. E ci eravamo sempre di più. Io ti amo. Questa è una dichiarazione d'amore nel tuo cuore. Io ti amo sempre di più. Grazie. Ogni cosa che se la trovo, ve la registro in qualche modo, ve la mando. Assolutamente sì. Adesso ringrazio gli ascoltabili che un po' mi vergogno a nominarli perché loro sono seri, fanno il podcast seri, poi ci siamo noi, però ringrazio, appunto, seguiteli su Facebook e su Instagram come sempre vi ricordo che chi è in audio sappia che il video è su Patreon, cercate il Patreon del disagio, potete sostenerci, tutte le cose extra che facciamo, e sullo shop del podcast ci sono le magliette che, appunto, chi ci vede questa incredibile illustrazione della Brini come santa protettrice del disagio fatta dalla nostra illustratrice Enrica Zaggia. Oggi indosso il modello maglietta nera, ma c'è bianca, c'è nera, c'è felpa, c'è con l'illustrazione più grande dietro, c'è solo con il logo del podcast del disagio, insomma ci sono diverse opzioni. È il perfetto regalo di Natale, amici, per segnalare alle persone a cui volete bene che fate parte della community del podcast del disagio, così invece di dirvi come sei ingrassata oppure per caso hai perso peso, lo vedono da lontano che non è il caso di rompervi i coglioni su, no, il vostro stato mentale e fisico. Ecco, fatto. Ottimo. La pubblicità. Bene, ragazze, grazie di tutto. Un bacione, grazie a voi. Ciao. È stato davvero un piacere conoscervi e scriviamoci per quel progetto folle che assolutamente vorrei fare. E grazie, sì. Laura, ti amo. È reciproco. Non so fare il cuore, ma immagina che questo sia un cuore. Non so fare. Guarda, fai come i giovani che ne usano solo una, perché non c'hanno sbatti. Solo una. Solo ecco. Una. Io neanche sbatti, con una, cioè ho un problema così. Che non so usare le mani. Vabbè. Ciao. Vai. Grazie. Ciao. Mille. Ciao. Ciao. Un bacione. Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.